un attimino ad esempio l'ariete. L'ariete ha bisogno sicuramente di un partner che sappia condividere la sua energia. L'ariete è un segno molto energico, un segno che scassa i maroni, diciamo, da quanta energia ha. Quindi ha bisogno di un partner che sappia comunque condividere la sua energia. Nella compatibilità dei segni zodiacali, l'esempio dell'ariete sono i gemelli, però l'ariete può anche andare con il leone e con la vergine, e per sedurre l'ariete dovete far vedere molto molto determinati. Questo è un punto fondamentale, perché se non vi fate vedere determinati, se non vi fate vedere, se vi fate vedere cazzi la mistica, se integrati, se vi fate vedere sciampiste, difficilmente riuscirete a sedurre il seon dell'ariete. Il seon dell'ariete vuole personaggi forti e determinati. Perché ad esempio tra Capricorno e Ariete ci potrebbe anche essere un certo feeling, ad esempio, però fondamentalmente poi alla fine c'è uno scontro, no? Quindi l'Ariete potrebbe anche avere una relazione con un leone, per qualche verso anche con la Vergine. L'importante è che li fate apprezzare l'impulsività e la concretezza. Queste sono le cose, se dovete sedurre un uomo dell'ariete, dovete farvi vedere in questo modo, perché se vi fate vedere anche in questo caso con la testa tra le nuvole, indeterminati, non riuscirete a ottenere nessun risultato. E poi abbiamo il toro. No? La natura del toro è duplice, se ci pensiamo bene. La natura del toro è duplice. Da un lato è un segno che apprezza molto la stabilità, dall'altro un segno edonista che ama il piacere. Quindi il toro può farvi le corna per edonismo, ma non lo farà per lasciarvi. Se avete un uomo del toro che vi cornifica, non lo fa perché ce l'ha con voi o perché vuole lasciarvi. Quindi non preoccupatevi. Portatevi le corna tranquillamente, perché l'uomo del toro vi farà le corna semplicemente per edonismo, cioè per svuotarsi fondamentalmente. Tu dici: ma lo faccio già svuotare io? Però vabbè, ci può essere qualche svuotamento che gli interessa di più. Questa è una possibilità. Quindi il segno del toro ha una naturale affinità con il cancro. Questo è importante. Perché si creano dei rapporti anche quasi di amicizia, no? Toro e Cancro poi magari scopano poco, diciamoci la verità. Però tanto nelle relazioni di coppia la sessualità è l'ultima cosa che conta, no? Cioè non è che la malgasciona o la malgascia quando si sposa lo fa per sesso. Nessuno si sposa per sesso, sarebbe la cosa peggiore del mondo, no? Nessuno ha voglia di sposarsi per sesso, ovviamente. Quindi questo non è. Tanto ringrazio Silvia, non è la cosa che cercano, non è la cosa che cercano le persone, nessuno cerca questo. Quindi il toro nel cancro vede un ottimo amico, un'ottima amica. E ci possono essere rapporti sinceri. Poi ci può essere anche un legame del toro con il capricorno. Il toro e il capricorno sarebbero una coppia molto ambiziosa, perché che riescono a funzionare anche abbastanza bene, anche se sono segni di terra, 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 diciamo così, no? Perché, e quindi, però io direi che possono anche andare. Se volete sedere un segno del toro, però fate vedere comunque. Non zoccole, perché se vi fate vedere, se volete sedurre un uomo del toro, fate vedere con mignotte da corsa, mignottone da competizione, difficilmente ci riuscite. E poi abbiamo i gemelli. I gemelli è un segno vivace, è un segno vitale, responsabile, un po' altalenante, diciamo. E va bene tra l'altro con i gemelli. Ecco, il gemelli gemelli, come il capricorno capricorno ad esempio, ma gemelli gemelli è un segno che va molto bene. Gemelli e capricorno messi assieme sono negativissimi, negativissimi.
Il gemello può andare con l'ariete, può andare con il leone, con il sagittario, con i gemelli stessi. Questi sono i segni che possono andare per i gemelli. E deve farsi vedere anche come persona, diciamo, molto determinata. Poi abbiamo il cancro. Il cancro è probabilmente il segno più sentimentale dello zodiaco, il segno che è più legato ai sentimenti. Il cancro proprio ama la famiglia, quindi trova maggiore affinità con i pesci, ma anche con lo scorpione e anche con il capricorno. E per certi versi potrebbe anche avere relazioni con la vergine e anche volendo, anche con la vergine e anche con altri segni, come ad esempio lo scorpione. Cancro e scorpione è un altro segno che può funzionare, può funzionare abbastanza bene. Poi abbiamo il segno del leone. Il segno del leone ha diverse possibilità. Il fascino del leone è un fascino egocentrico, quindi è un segno di fuoco, no? Ma è un segno comunque molto egocentrico, quindi non va assolutamente col Capricorno, non va poco con la Vergine, va poco col Toro. Il Leone potrebbe naturalmente andare con l'Ariete, con lo Scorpione, con il Sagittario e anche con la Bilancia, perché sono una situazione dove può andare. Per sedurre il segno del Leone dovete prima metterlo sul piedistallo e poi buttarlo giù dal piedistallo. Prima lo fate sentire una divinità e poi lo fate sentire una merda. In questo modo si seduce il leone perché, come dire, il leone tra l'altro è uno dei segni che è più sensibile al love bombing. Perché se voi fate love bombing, il leone di solito ci casca a pie pari, insomma. E poi però lo buttate giù dal piedistallo, lo fate sentire una merda. E quindi lì si coinvolgerà. Poi abbiamo la Vergine, che dire della Vergine? La Vergine è un segno razionale, il segno più razionale dello zodiaco, quindi è un segno razionalità. Si accoppia bene con il Toro, entrambi sono attratti dal lusso. Però ci può essere anche una buona intesa con la Vergine stessa, col Capricorno, con il Toro. Insomma, la Vergine backup soprattutto questi segni, fondamentalmente. Per sedurre la Vergine dovete farvi vedere come precisi, dovete farvi vedere come, diciamo, persone, come persone determinate. Tenete presente che poi c'è anche l'influenza come possiamo dire, dell'ascendente, soprattutto dai 40 anni in poi, tenendo conto che la vita media è 80 anni, dai 40 anni in poi avrà influenza anche l'ascendente, insomma, l'ascendente avrà la sua influenza.